A presiedere la giuria della finale provinciale del Festival della Melodia allo Stadio del Mare di Pescara, il dottor Gennaro Varone. Le prime impressioni su questa rassegna? Beh, innanzitutto per me è stato un onore e anche una sorpresa essere invitato a presiedere la giuria. È stata una bella serata, tutti i cantanti molto bravi, si vede che hanno una grande passione per la musica e per fare musica la passione è quello che serve. Ne eravate tanti in giuria, ha vinto Valentina Coletti, vittoria meritata a suo avviso, era l'artista a cui ha dato il massimo dei voti? Io credo che sia una vittoria meritata, ritengo che sia una delle artiste più brave che hanno cantato questa sera, certo. Dottor Varone, questa è una rassegna che offre l'opportunità gratuita a tanti giovani di mettersi in evidenza. Artisti del calibro di Piero Mazzocchetti, Gio Di Tonno, ma anche Gianluca Ginobili hanno iniziato proprio da questo palcoscenico. Che ne pensa? Speriamo che porti bene anche alle storie infinite allora. Allora parliamo di questo gruppo di cui ormai si parla da più parti. Siete chiamati da ogni dove, ma perché? È forse il ruolo che ricopre lei o perché siete davvero molto bravi? Io penso che ci sia un po' di curiosità per un magistrato che canta, che è una novità. In genere i magistrati diventano scrittori, io sono diventato cantautore. Poi penso che dal palco traspaia l'umanità, la passione con cui facciamo musica, il messaggio di legalità, di libertà, di rifiuto dell'indifferenza che cerchiamo di trasmettere. Questo credo piace al pubblico, a chi ci ascolta. Ma che cosa rappresenta nella vita di Gennaro Varone la musica? Che cosa rappresenta cantare? La musica è un modo di avvicinarsi alla propria anima e quindi è un'esigenza spirituale. Parliamo anche dei prossimi programmi del gruppo Le Storie Infinite? Dunque, noi siamo stati invitati a tenere uno spettacolo al Teatro Massimo il 10 settembre, quindi sabato alle ore 21, dall'associazione Diversi Uguali della presidente Gianna Camplone, che si occupa di ragazzi disabili. E il ricavato sarà interamente devoluto agli scopi di questa associazione. Noi siamo felici di fare uno spettacolo che sarà per la prima volta composto quasi interamente da canzoni nostre. Come...